Ciao a tutti da Rita e bentrovati sul mio canale YouTube Rita Chef Channel. Oggi siamo insieme per preparare un risotto. Faremo un risotto, va sicuro semplice, però un po' particolare, sarà molto molto gustoso quello che ne uscirà fuori. Allora, andiamo a preparare un risotto con radicchio di chioggia, cipolla caramellata e scamorza affumicata. Sembra chissà che cosa, ma vedrete quanto è semplice. Vediamo insieme gli ingredienti. Prima di tutto, se no me lo dimentico, io ho preparato del brodo vegetale. Allora, quando si fanno risotti, io lo uso sempre in cucina e ve l'ho detto, chi mi conosce lo sa, uso sempre il brodo vegetale. È la prima preparazione che nel momento in cui io entro in cucina la mattina metto a fare. E come lo preparo il brodo vegetale? Gli ingredienti classici, sedano, carota, cipolla. E poi io però ci aggiungo un rametto di rosmarino, un rametto di timo, un rametto di maggiorana, le erbette aromatiche che io ho perché danno veramente quel tocco in più al mio brodo. E questo brodo poi io lo uso in tutte le mie preparazioni in cucina. Quindi vi esorto a farlo anche voi, a prendere anche voi questa abitudine, va bene? Poi useremo del radicchio e qui ce n'ho un cespo intero perché io sto usando il radicchio di chioggia, ok? Chi di voi preferisce quello di Treviso può tranquillamente usare quello di Treviso. Io per questa preparazione scelgo quello di Chioggia. Ora, molti dicono il radicchio è chiuso, per cui basta dividerlo a metà, tagliarlo e poi lavarlo. Io preferisco sempre, sapete le mie fissazioni sull'igiene, preferisco sempre sfogliarlo per bene, lavarlo foglia per foglia, metterlo in immersione 5 minuti in acqua e aceto, dopodiché tagliuzzarlo. Praticamente è pronto per mangiare crudo, figuriamoci cotto, no? Però siamo tranquilli che igienicamente sia perfetto. Poi ho tagliato una cipolla per la mia preparazione, una cipolla è più che sufficiente. E ho fatto delle fette alte 5 mm, mezzo centimetro. Vedete? In questo modo, semplicemente sfogliata, lavata e tagliata. Qui ho un cucchiaio colmo di zucchero di canna. Qui ho il mio meraviglioso riso carnaroli. Va bene? Qui ho dell'olio. Qui ho tagliato a cubetti della scamorza affumicata. E infine abbiamo del parmigiano. Ora non vedete sale perché in questa preparazione io uso il brodo e nel mio brodo io metto già il sale. Quindi ho due padelline già sul mio gas, il brodo me lo porto di nuovo sul gas perché tanto ormai l'avete visto, ho due padelline già sul gas. Nella prima, ok, andremo immediatamente a far caramellare la cipolla. Quindi la lascio scaldare veramente 30 secondi e poi spengo il mio gas e vi faccio vedere che cosa vado a fare. Metto sulla base di questa padellina dello zucchero di canna, in questo modo, ok? La padella non è rovente, quindi lo zucchero non si scioglie subito, va bene? Però si comincia a scaldare. Dopodiché, su questo zucchero, io vado ad adagiarci le mie fette di cipolla. E questa preparazione ora io me la porto sul gas, va bene? E la lascio andare per circa 6-7 minuti. Otterremo così, non dobbiamo aggiungere liquidi, non dobbiamo aggiungere grassi, quindi né brodo né olio, soltanto cipolla e zucchero. Avremo come risultato una cipolla caramellata che andrà a arricchire il nostro piatto, ma al termine di tutta la preparazione. Va bene? Quindi ora adesso io lascio andare 5-6-7 minuti la mia cipolla. Se la telecamera si sta avvicinando, ecco, bravo, io vi farò vedere che cosa sta succedendo adesso. Io non ho aggiunto nulla. Ora guardate il processo di caramellizzazione di questa cipolla. Lo zucchero di canna si è, vedete, sta diventando un caramello insieme ai succhi che la cipolla con il calore rilascia durante la cottura. Va bene? Noi non la faremo stracuocere questa cipolla, eh? Nel frattempo la cipolla si è sfogliata in anelli, vedete? Sono tutti anelli singoli. Adesso non rimarrà che ancora siamo più o meno al quarto minuto di cottura, quindi non rimarranno che soltanto 3 minuti e l'andremo a togliere dal gas perché sarà perfettamente pronta e caramellata. Io ci sono, vedete? Io non faccio, diciamo, scurire più di così la cipolla. La cipolla deve rimanere comunque leggermente croccante per il mio piatto, quindi
ho portato a termine la mia preparazione. Ora non la tolgo neanche dalla padella, la lascio in questo modo e me la metto da una parte, perché una parte della nostra preparazione è già pronta. Secondo step della preparazione di questo riso. Faccio scaldare molto molto bene l'altra padellina, perché andrò immediatamente a tostarci il riso, va bene? Sarà una tostatura molto veloce, senza grassi, quindi senza olio e senza burro. Dopodiché me lo toglierò un attimo, rimetterò, diciamo, il riso appena tostato nella stessa bowl, va bene? E cominceremo la preparazione e la cottura del radicchio. Ora vi faccio vedere da vicino la tostatura di questo riso. Ecco. Quando si tosta il riso, non fate questo gesto perché rischiate di bruciarvi. E quando si tosta il riso, senza aggiunta di grassi, si deve muovere in continuazione. Il riso deve diventare rovente, per questo motivo lo tocco, nel momento in cui farò così deve essere quasi quasi intoccabile, va bene? Però voi magari evitate di andarci a contatto, non si sa mai, è sufficiente che avviciniate la vostra mano. E soprattutto dovete muoverlo, se non siete capaci a saltare, perché magari avete paura che qualche chicco di riso schizzi fuori, allora aiutatevi con un cucchiaio di legno, in questo modo sarà la stessa cosa, così sarà la stessa cosa per voi, va bene? E di tanto in tanto, così non vi scotterete, fate un bel mucchietto così al centro, così non andate a toccare la padella, e ci mettete le dita, quasi quasi ci siamo. Questo processo di tostatura farà sì che il riso cuocia per bene, rilasci tutti i suoi amidi, ma il chicco non scuocia, pur non essendo un riso parboiled. Eh sì, ora ci siamo, quindi vado a fare questo lavoro e me lo metto qui vicino. Vedete come fumica? È bollente. Ora, in questa padellina, guardate, un filo di olio, e il radicchio a saltare. Lo sentite come frigge? Perché la padella è rovente. Così. Dobbiamo evitare che il radicchio all'inizio tolga tutti i suoi, faccia uscire, diciamo, faccia fuoriuscire tutti i suoi succhi. Quindi lo dobbiamo saltare facendo mantenere il succo all'interno proprio del radicchio, così non perderà né sostanze né gusto. Vedete, si appassisce immediatamente con l'alta temperatura. Guardate, è questione veramente di un minuto e mezzo con la fiamma alta. Vedete? Non ha rilasciato assolutamente succo, però si è appassito, e questo è il momento per noi di aggiungere il riso. E adesso il brodo. Dopodiché noi dobbiamo soltanto dare al riso 15 minuti di cottura a partire da questo momento. Logicamente andremo a rimestare di tanto in tanto il nostro risotto, va bene? Durante la sua cottura lo rimesteremo, e logicamente di tanto in tanto aggiungeremo, ma poi vedremo, perché vi farò vedere le varie fasi, va bene? Adesso io lo lascio così per circa 5 minuti, non lo tocco, fra 5 minuti vediamo a che punto siamo. Vedete, dopo 5 minuti come il riso ha già assorbito tutta la prima parte di brodo che abbiamo aggiunto. Lo vedete? Il chicco non ha ancora raddoppiato di volume, ma comunque è cresciuto notevolmente. Quindi adesso ci vuole ancora, non è ancora pronto, ma adesso vedete che non c'è più brodo, quindi il chicco deve continuare a cuocere, e io vado ad aggiungere altri 3 mestoli di brodo. In questo modo
e gli do altri 5 minuti e non lo tocco mai perché praticamente continua la cottura da solo. Il mio risotto è portato a cottura perfetta, guardate. Vedete? Non si attacca per niente sotto, lo vedete? È perfetto. Quindi adesso la mia bella dadolata di scamorza affumicata, mi raccomando che sia affumicata perché il sentore di fumo su questo piatto fa veramente la differenza. L'ultimo mestolino di brodo e aiutiamo a far fondere in questo modo la scamorza, per me è meglio saltarlo. Due secondi e andiamo ad impiattare. E non immaginate neanche il profumo. Ora fuori dal gas, una bella grattugiata di parmigiano o grana, quello che voi preferite. Colgo tutto, lascio, vedete? Ancora la scamorza si sta fondendo. Guardate, vedete come fila? È proprio un bel riso al salto. Lo lasciamo così allargare leggermente e finiamo con la nostra meravigliosa cipolla caramellata che gli darà veramente quel tocco di dolcezza che serve a questo piatto per contrastare il gusto leggermente, ecco, amarognolo del radicchio. Il mio risotto al radicchio, cipolla caramellata e scamorza affumicata è pronto e mi auguro che lo rifarete in tanti e vi farete sapere cosa ne pensate nei commenti. Io chiudo questo video ringraziandovi veramente di cuore per tutta la partecipazione che avete con me, con il mio canale, per come interagite con i commenti e quanto. Vi invito ad iscrivervi numerosi al mio canale come d'abitudine e a mettere like se vi piacciono i miei piatti e concludo con un augurio speciale per quello che è la festa di oggi, la festa della donna, un augurio particolare che va veramente viene dal profondo del mio cuore a tutte le donne del mondo e però in particolare a tutte quelle donne che in questo momento stanno soffrendo perché magari sono malate o stanno soffrendo perché magari stanno vivendo in silenzio, e questo è il dramma, violenze morali o psicologiche, con l'augurio più grande che possano uscire da questo tunnel che stanno veramente vivendo. Io vi voglio un mondo di bene e vi do appuntamento alla mia prossima video ricetta. Ciao a tutti da Rita.